Informazione, approfondimenti, dibattiti, cronaca, sport, attualità. Dal moderno salotto preserale di Angoli alla potenza delle immagini di presa diretta, passando per le nuove edizioni del telegiornale, per il Dariosauro e il Barbiere, senza dimenticare i film d'autore. I telespettatori premiano il nuovo palinsesto autunnale di ETV con un boom di ascolti. Un'offerta che parte, innanzitutto, da un potenziamento dell'informazione, colonna portante dell'emittente. Alle consolidate edizioni serali di ETG è stato aggiunto un nuovo appuntamento, prima edizione alle 12.30, con le principali notizie della mattinata. A seguire, sempre nella fascia mattutina, presa diretta. Un racconto di ciò che accade nel mondo. Immagini, anche forti, una selezione accurata dei video da tutto il globo. I telespettatori hanno subito mostrato di apprezzare questa nuova fascia informativa mattutina, facendo registrare ascolti davvero importanti. Lombardi e comaschi gradiscono tanto le novità quanto gli appuntamenti più tradizionali della fascia serale, il salotto di Angoli alle 19, con approfondimenti di attualità e costume, e gli appuntamenti principali dell'informazione, le edizioni serali di ETG che si articolano in prima pagina e target alle 19.30, 21 e 22.30. Proprio nella fascia di prima e seconda serata vanno a inserirsi due novità. In un caso si tratta di un ritorno. Il Dariosauro, approfondimento condotto da Dario Campione ogni lunedì in diretta alle 23. Acquattato nel suo antro in bianco e nero, il Dariosauro è pronto a lanciare sentenze, ma anche a dialogare e a polemizzare con i telespettatori, che possono telefonare in diretta e interagire con i canali aperti sui social network. Connesso e social è anche il Barbiere, il salone dello sport gestito da Furio Fedele e Stefania Cattaneo, in onda ogni lunedì alle 20. Ieri sera, alla prima puntata, ha già infiammato gli animi degli appassionati di calcio. Un palinsesto articolato e interattivo, al quale si aggiungeranno presto nuove sorprese, e dove i telespettatori possono alzare la cornetta, o meglio sbloccare lo smartphone, e diventare protagonisti di ETV.